Ospite dei nostri studi, Trégor Rousseau, autore di questa sua terza pubblicazione dal titolo Le ferite dell'essere. Perché questo titolo e di che cosa parla questa pubblicazione? Avevo l'intento negli ultimi periodi di scrivere un libro che trattasse saggistica e filosofia. Le ferite dell'essere parla di un percorso costellato di dolore, ma anche di rinascita, di crescita. Le ferite dell'essere possono essere tutto ciò che noi abbiamo nel nostro corpo, che poi c'è una sorta di trasmigrazione nella nostra anima. Con questo libro sentivo il desiderio forte di parlare di tutto ciò che ci tramanda verso l'infinito e quindi parlando della saggezza, parlando anche della filosofia e della psicanalisi, ma soprattutto dell'amore, perché l'amore è quel caratteristico modo per essere in comunione con tutti gli esseri umani e quindi nel momento in cui ci si rapporta con il prossimo, naturalmente scaturisco una serie di fattori dello stato d'animo e quindi essendo noi fatti di materia e quindi possiamo anche provare delle emozioni, delle sensazioni e quindi scaturisce un contesto che l'io in quel momento prende forma e quindi tramite una serie di batoste, di dolori che si possono avere nel momento in cui ci si lascia con il proprio partner, ecco che da lì nasce tutto un contesto che va a spiegare appunto questo libro, una serie di passi, un percorso stellato di esempi, parole che vanno a disseminarsi verso spiegare la filosofia e l'etica di ciò che è l'amore in approccio anche con quello che è l'io. Collegato a questa descrizione, si rapporta ovviamente anche la copertina che dà un po' quel senso di decadenza di cui stavi parlando. La copertina è pragmatica perché ho voluto giocare su una serie di ambiguità per non arrivare subito a dare il senso compiuto, compiuto appunto di quello che rappresenta il titolo del libro, ossia le ferite dell'essere. Uno si aspetta in un libro di saggistica e di filosofia un qualcosa che riguardi l'anima, lo spirito, l'energia ultrasensoriale, eppure invece in copertina c'è una bellissima raffigurazione di una cappella di un Pantheon stile barocco classicheggiante in rovina. Ecco, c'è questa trasposizione tra l'uomo e la filosofia, ma anche con un rapporto e un collegamento con quello che riguarda l'architettura. E in Sicilia noi viviamo in una terra di bellezze per antonomasia, partendo dalla storia, dall'arte, dalla cultura, ma anche in quello che riguarda soprattutto nel periodo ellenistico, abbiamo avuto qui la Magna Grecia e quindi abbiamo avuto anche la sede di quello che riguardava la filosofia. Questo, come abbiamo detto, è la sua terza pubblicazione. Quali sono le differenze a livello di tematica, di stile rispetto ai primi due libri? Una descrizione in breve, dice. Naturalmente, il primo libro, Catassere Dentrice, aveva l'intento di permeare dei sentieri che trattavano spiritualità, religione e anche filosofia. Nel secondo ho voluto trattare psicanalisi con cosmologia abbinata anche all'amore. Con il terzo ho voluto invece parlare dell'io, quindi tutto ciò che noi abbiamo all'interno del nostro sé, avere la capacità di poter comprendere da dove vengono tutti i nostri pensieri, da dove scaturiscono tutta una serie di errori che noi siamo costretti a realizzare per poter capire appunto dove si può arrivare. E questo è un libro che aiuta tantissimo, laddove avvolge verso la riflessione, verso portare a fermarsi, a riflettere e a leggere passo dopo passo quello che ogni frase va a dare un significato che ognuno, ogni interlocutore dovrà andare a decodificare per fare suo quella frase, che poi questo è il bello della saggistica, rendere partecipe chi lo leggerà l'interlocutore ed innamorarsi di quel libro, appunto delle ferite dell'essere. Ovviamente il libro è sempre rivolto a più persone possibili, ma qual è, diciamo, il target a cui si rivolge? Questo libro, è per tutti, dai bambini, ragazzini fino alle persone. Ho voluto crearlo in un linguaggio scorrevole e fluido,
parlando sì di tematiche abbastanza difficili, ma contemporanee, mettendo a disposizione le mie esperienze, il mio vissuto, facendo in modo nella trasposizione di creare un libro che parlasse dell'io, del sé, dell'evoluzione che l'uomo ha nel percorso della sua esistenza, che può dare anche tanti consigli o suggerimenti di come possibilmente andare a decodificare quelli che sono i segnali che arrivano ogni giorno dalla vita, da tutto quello che ci circonda, dalla natura, dal cosmo e così via discorrendo. Per quanto riguarda l'autore, l'artista Trégor Rusto, diciamo, qual è il modo in cui le viene meglio scrivere? Poesie, frasi, aforismi oppure in prosa? Amo tutto ciò che riguarda la scrittura. Naturalmente la poesia è stata la mia prima arte che ho iniziato ad intraprendere alla tenera età di 15 anni e che poi ho voluto colmare con i primi due libri che ho realizzato, per l'appunto Catassere Dentrice e L'Intoccare dei Senza Assopiti, e prima ancora con dei libri antologici a livello nazionale dove mi sono fatto conoscere presentando alcune mie poesie inedite. Non soltanto scrivendo delle poesie, ma anche delle prose e anche dei saggi, ma soprattutto la scrittura in generale è quello che riguarda la mia professione, perché tramite la scrittura si possono dare dei messaggi diretti in base al tipo di interlocutore che si vuole in questo caso incuriosire e dare anche un mondo da intraprendere per scoprire determinate cose. Lei, oltre ovviamente ad essere scrittore, viene anche dal mondo della musica, ha pubblicato diversi album. Come si coniugano questi due mondi? Si coniugano? Certo, si coniugano, considerando che il prossimo anno sono 25 anni di carriera internazionale e quest'anno uscirà il mio 8° album in carriera. Prevalentemente io sono conosciuto a livello internazionale nel campo della musica metal, avendo io stesso anche reinventato e innovato tantissimi stili, mescolando, oltre alla musica metal, il rock progressive, la musica tradizionale medio orientale, la musica classica e così andando. Sentivo già sempre l'esigenza, essendo io maestro di musica, oltre che arrangiatore e compositore, di unire quelle che sono le parole assieme alla musica e quindi la musicalità nell'ascolto e diffondere queste due bellissime arti all'unisono. E il risultato sono i miei album precedenti, che subito danno quel senso di melodia, subito dall'immediato ascolto nell'essere orecchiabile, anche se comunque si tratta di una musica molto complessa, intricata e tecnica. Però la musicalità, il senso del suono che ti entra nell'anima, ti scuote già subito, ti rende partecipe. Per chi non la conosce, non c'è, diciamo, un po' di contrasto tra la musica metal e la poesia, l'arte aforistica? Assolutamente no, perché la musica metal... Sembrano due mondi contrapposti. Sembrano, ma infatti è questo il bello, perché il metal ha più di 80 sottostili, con i suoi 40 stili principali. Ognuno è classificato con una categorizzazione di una tematica scelta di proposito, e quindi già in base al tipo di metal che si va a fare ci sono tematiche stabilite, e quindi, come nel caso del gothic metal o del doom metal, si trattano temi quale la sofferenza, oppure il Vecchio Testamento per quanto concerne la religione cristiana, o anche il decadentismo, tutti aspetti comunque che mettono in risalto l'io, i stati d'animo, la persona, e quindi si mette in un facile connubio abbinare musica e poesia, e questo va avanti già da tantissimi anni, considerando che metal è stato inventato dai Black Sabbath con il primo album omonimo che risale nel 1970, ossia 51 anni o sono. Però la bellezza è che si evolve in uno stato continuo, appunto ognuno mettendo del proprio e fare in modo che non si fossilizzi. Io per esempio ho dato tanto contribuendo a inserire tantissimi elementi, soprattutto anche con il virtuosismo realizzato con la chitarra con 6 a 7 8 corde, quindi in base ai generi che devo fare, quindi già le chitarre assumono in base alle tonalità anche uno stile diverso di musica da eseguire.
continuando a parlare di mescolanza di stili, volevo con lei parlare anche del suo progetto culturale che sta seguendo in queste settimane, che vedrà poi la luce nel suo quarto libro il prossimo anno, credo. Sta parlando di Sicilia, di arte, di piccoli borghi. Per tanti anni, avendo approfondito gli studi, essendo io anche uno studioso e anche uno storico di quello che riguarda la storia antica della Sicilia, ho sentito la necessità di portare avanti quello che hanno fatto in passato Goethe nel 700, Gade e Montbassa nell'800 e successivamente l'unico scrittore che ha parlato della Sicilia, come lo sto facendo io, è stato Tommaso Fazzello. Quindi con i tempi, con la modernità, nella contemporaneità, ho innovato un progetto iniziando l'anno scorso, il Grand Tour della Sicilia, scegliendo su 391 borghi e comuni antichi della Sicilia i primi 50 che faranno parte del primo volume, che mi trovo nel bel mezzo già del Grand Tour. La settimana prossima andrò a visitare il 40° borgo. Quando arriverò a quota 50 scriverò questo libro, che sarà di pubblicazione nel 2022, che ha lo scopo di far riscoprire, innamorare tutto quello che è stato lasciato di importante nella nostra terra, nel nostro territorio. Ricordiamo che la Sicilia è il perno del Mediterraneo, è il fulcro e la perla di tutto ciò da dove nasce la storia antica, e quindi nasce anche l'arte, la poesia, le prime accademie con i Fenici, con i Greci, i Romani, ma ancora anche con i Sicoli e i Sicani, che hanno dato tantissimo a questa terra. Quindi per me era doveroso, in base anche a tutta una serie di studi, ricerche, andare ad investigare, a fare delle indagini nei luoghi dove vado a realizzare appunto dei sopralluoghi, per realizzare fotoreportage artistici, dai quali poi realizzare dossier didascalici, che poi saranno all'interno di un libro che darà la possibilità ai siciliani, ma anche a tanti purtroppo siciliani che nel corso dei decenni hanno dovuto abbandonare la loro terra per andare verso un luogo per trovare fortuna, e quindi con il pianto e il dolore hanno dovuto abbandonare questa terra meravigliosa, straziante da quello che purtroppo sappiamo negli anni ho dovuto subire. E quindi era anche un mio modo per dare una rivassa, per dire che la Sicilia è cultura, è arte, è archeologia, è tutto ciò che noi vogliamo e che esiste. E quindi diamo questa possibilità di fare in modo che questo libro possa avere un grande lustro quando verrà pubblicato, perché rappresenterà tutti noi, gente brava e buona, che vogliamo veramente che la Sicilia venga riconosciuta per quella che è la più bella isola del mondo. Una piccola anticipazione: tra quelli già visitati, qual è il borgo che l'ha incuriosita di più? Sono stati tanti, non vorrei essere da parte. Diciamo che la Sicilia è un micro continente dove in ogni città effettivamente è come se fosse una nazione, perché essendo che ci sono 500 forme parlate della lingua siciliana e quindi ci sono 500 dialetti, ed è l'unica terra al mondo dove ci sono tutte queste forme parlate, perché siamo state l'unica terra dove abbiamo avuto moltissime popolazioni che sono venute da tutte le parti del Mediterraneo, dove ognuna ha portato la propria conoscenza da qualsiasi campo, dalla storia dell'arte, della medicina, della cultura in generale. E noi, popolo autoctono che ci troviamo qui, abbiamo subito sia la dominazione, ma anche abbiamo ricevuto in regalo ancestralmente tutto il lascito che è stato lasciato da queste grandi e importanti popolazioni. E quindi è per questo che ogni volta che vado a visitare e realizzare un nuovo sopralluogo in un borgo o in un comune antico, trovo un qualcosa di particolare, che può essere intanto le maestranze, le usanze, oltre anche che la glottologia nel modo del dialetto, ma anche l'architettura, che è ben differente già a distanze di 10 km, quindi già cambiano tutta una serie di cose. È un qualcosa di meraviglioso che di volta in volta mi lascia tantissimo, e che trovo sempre tante cose particolari nella cittadella del centro storico, nei vincoli, nelle chiese, nei vari palazzi, nelle piazze, nelle fontane. Un qualcosa che mi lascia felice e che non vorrei lasciare quel luogo, ma che così poi posso lavorarci e realizzare poi appunto il mio quarto libro in carriera. Una considerazione in breve tempo. Spesso questi borghi e i loro residenti non hanno coscienza di sé fino in fondo, nel senso, forse magari a causa di un isolamento anche geografico, sono rimasti un po' chiusi in se stessi, non hanno
non hanno, diciamo, conoscenza fino in fondo della loro storia. Mi capita sovente imbattermi e confrontarmi con questo tipo di situazione, Come se si perché sottovalutassero. il problema è che loro non sanno nemmeno di essere depositari di un lascito fondamentale delle popolazioni e dominazioni che hanno vissuto nel corso dei secoli e che hanno combattuto, hanno edificato e hanno lasciato documenti importanti per quanto riguarda i demani o regi o i feudi che si sono succeduti dagli arabi fino ad arrivare al periodo dei Borboni in Sicilia. E questo purtroppo è dovuto, ahimè, anche al fatto che negli ultimi anni, col sopravvento della globalizzazione, con internet, che hanno portato a disinteressare tanta gente a tutto ciò che riguarda la cultura e quindi anche un abitante, un indigeno stesso del luogo che non conosce la storia del proprio borgo, le origini, da dove vengono, chi sono state le persone che hanno portato a creare tutto quello che loro vedono. Questa è una cosa che a me dispiace tantissimo ed è anche per questo motivo che ho deciso di portare avanti questo importante progetto, unico nel suo genere, nell'essere rivoluzionario, per portare anche intanto le persone del luogo quando vado a visitarli, per dare anche un modo per dare delle informazioni, uno scambio e quindi spiegare man mano che si va prodigando. Dall'estendo il suo luogo nel centro storico, vado spiegando anche vari stili architettonici, sia delle chiese, dei palazzi, dei vicoli e tutto ciò riguarda anche i monumenti. E così quelli che sono le guide turistiche o gli storici del luogo hanno modo anche di incrementare e di ampliare quelle che sono le proprie conoscenze, che per me è anche un modo per lasciare il mio segno in quel momento che ho avuto modo di andare a toccare con mano quella realtà. Però diciamo che ogni luogo è meraviglioso, posso dire che non c'è un posto più bello dell'altro, quantomeno ognuno è bellissimo, perché la Sicilia è veramente l'isola più bella al mondo e non a caso ha più borghi, state eletti i borghi più belli d'Italia e tanti altri che purtroppo non hanno le condizioni per poter partecipare, come anche qui nella stessa provincia di Agrigento ci sono tanti borghi che meriterebbero di essere considerati i borghi più belli d'Italia. Io lo auguro affinché possa essere da esortazione ai sindaci che magari in questo momento stanno guardando questa mia intervista e quindi di provarci, di provare a partecipare perché alcuni borghi dell'entroterra della Sicilia nel Parco dei Sicani hanno tantissimo e sono meravigliosi e non hanno nulla da invidiare con quelli che si trovano da qualsiasi altra parte d'Italia. Un'ultima domanda, torniamo all'argomento principale, le ferite dell'essere. Un invito alla lettura, perché un lettore, uno studioso dovrebbe acquistare e leggere il suo libro? È un libro che si legge con facilità, ti colpisce, ti induce alla riflessione, ti induce a prenderti tutto il tempo, con calma, passo dopo passo, rigo dopo rigo, per capire quello che si sta leggendo. Un libro di saggistica è appunto un libro che tratta anche aforismi e filosofia, un vissuto diretto, un'esperienza in prima persona, anche il mio vissuto nei miei anni di vita, ma anche i miei 25 anni di carriera, con tutte le tournée internazionali che ho fatto, tutto quello che ho realizzato come fotoreporter, come docente accademico, come artista, tutto quello che vuoi. Però ho voluto trattare dei temi che sono intanto contemporanei, che chiunque può immedesimarsi, può leggere, può apprezzare, può amare anche quel modo di anche emozionarsi nel leggere anche cosa tratta un tramonto, perché noi arriviamo anche a vedere un agente atmosferico che è un tramonto o un'aurora boreale o un'eclissi lunare solare, ci emozioniamo. Ecco, queste cose fanno parte della nostra psiche, del nostro sé che dobbiamo tante volte perderci per trovare noi stessi e da lì è fulcro per continuare ad andare avanti in un caos che purtroppo la globalizzazione ci sta portando a omologarci tutti, a perdere le nostre entità. E invece noi dobbiamo mantenere la nostra entità e da lì possiamo mantenere la nostra dignità di essere umano con le nostre tradizioni, le nostre radici, con il nostro folklore, la nostra etnia e quindi le ferite dell'essere ti danno questa possibilità di riscoprire te stesso, di riscoprire la vita, tutto quello che ci è stato tramandato ancestralmente e dobbiamo ricordarci che noi siamo delle entità che abbiamo una nostra voce in capitolo, noi siamo
una voce, uno spirito, una parola, e quindi dobbiamo essere, viviamo, perché ricordiamoci che il contrario di morte non è vita, ma è esistenza. La vita va al di fuori e va a prescindere da tutto. E questo è uno dei tasselli principali dove ho voluto focalizzare, assieme anche a tantissimi altri aspetti che non voglio togliere come sorpresa per chi avrà il piacere di poter acquistare questo libro, ma veramente avrà il piacere di leggere e quando finirà di ricominciare da capo, perché è un libro che va riletto, perché di volta in volta si riscoprono tantissime cose, come quando tu mi insegni si va a vedere una chiesa e di volta in volta che la si ammira si vanno a scoprire dei dettagli, delle cose che con uno sguardo veloce non si riesce a focalizzare, invece con uno studio approfondito, uno sguardo, un'attenta osservazione di volta in volta si scrutano tantissime cose, e questo libro è in questo modo. Grazie Trevor Russo. Grazie a voi.